Venerdì 16 ottobre 2015, io sono Andrea Baldeschi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. Partiamo con una notizia di politica. L'ormai ex vicepresidente della regione Lombardia, Mario Mantovani, è stato interrogato ieri al carcere di San Vittore insieme agli altri sospettati nell'indagine che lo vede accusato di corruzione e concussione. Mentre Maroni lancia l'hashtag Avanti senza paura in difesa di Mantovani e dell'assessore Garavaglia, anche agli indagato, il leader del Carroccio Matteo Salvini dichiara che saremmo in presenza di un accanimento da parte dei media e della magistratura milanese. Ieri mattina è stato presentato al cantiere di City Life il logo della compagnia assicurativa Generali che, collocato sulla protezione antivento in cima alla torre disegnata dall'architetto Zaha Hadid, accompagnerà la costruzione dell'edificio fino al 44esimo piano. La torre avrà una capacità di 3.000 persone e sarà alta 170 metri. Secondo le previsioni, l'edificio dovrebbe essere concluso entro il 2017. Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco Giuliano Pisapia, anche il presidente di Generali Gabriele Galateri Galatei e il CEO Mario Greco. Nella mattinata di ieri si è verificata una perdita d'acqua nell'edificio che fa angolo tra Viale Tunisia, Corso Buenos Aires e Via Casati. I vigili del fuoco e i tecnici del servizio idrico integrato di Metropolitana Milanese sono intervenuti tempestivamente per ripararla, ma per consentire l'operazione la carreggiata automobilistica in direzione Repubblica è stata temporaneamente chiusa, provocando alcuni disagi nella circolazione che è stata deviata nella carreggiata centrale normalmente riservata a tram e taxi. Anche quest'anno torna Aeroplanini di carta, la rassegna teatrale per bambini organizzata dall'associazione Quattro Gatti col patrocinio del Consiglio di Zona 4 e del Comune di Milano. Gli spettacoli avranno luogo nella sala polifunzionale Sianesi di Via Monte Peralba 5. Quest'anno, oltre a quattro spettacoli pomeridiani tra ottobre e gennaio, è prevista una serata speciale che vedrà in scena uno spettacolo per adulti e uno per bambini. Il primo appuntamento è per domenica 18 ottobre alle ore 16 con il teatro laboratorio Mangiafuoco, Judith e Barba Blu. Per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, buon weekend e ci vediamo lunedì mattina con una nuova puntata di Good Morning Milano.